Ci troviamo al centro Allende, alla vigilia del Palio del Golfo. Si svolge qui per il primo anno la pesa e la stazzatura delle imbarcazioni, che cambia quindi location dopo diverse edizioni in cui questa procedura si è svolta in Piazza del Mercato. Ci troviamo proprio al centro Allende, una location apprezzata sia dagli organizzatori che dai borgatari, che sono giunti qui per verificare la regolarità della propria imbarcazione, dei propri remi, del proprio timone e per la pesatura dei timonieri. C'è da dire che erano anni che non accadeva nulla, o meglio i piccoli ritocchi che avvengono ogni anno, che sono avvenuti ovviamente anche quest'anno, ma quest'anno è stato un anno davvero contraddistinto dalle polemiche e così continua ad essere. Una delle timoniere, la timoniera dell'equipaggio senior del Cadimare, è stata trovata con dei piombini attaccati, quindi presumibilmente per far sì che il suo peso sembrasse superiore a quello reale. Una polemica che quindi contraddistingue questo palio davvero fino all'ultimo. Motivo per cui la Lega Canottaggio, i giudici, il responsabile di stazzatura hanno deciso per il momento di non parlare, in quanto a seguito di questo fatto saranno prese solamente in serata i provvedimenti e le decisioni. Ma di fatto la stazzatura è sì un momento importante per garantire la regolarità della gara, ma è diventato anche un momento folcloristico, ad assistere sono anche in tanti. Quali sono le regole da rispettare? Quanto deve pesare una barca? Quanto un timoniere? La lunghezza dei remi? Ci sono davvero tante misurazioni che devono essere ad hoc, nonostante ogni barca sia poi di fatto diversa dalle altre. Sì, allora le imbarcazioni devono essere lunghe 5, non superiore ai 5,40. La larghezza dell'imbarcazione non può essere inferiore a 160, l'altezza dell'imbarcazione non può essere meno di 40 cm e il timoniere deve essere 40 kg, con la zavorra è tutto. Se supera i 40 kg il timoniere non c'è bisogno di zavorra, se è sotto bisogna incrementare con la zavorra fino a che portiamo il timoniere a 40 kg. Poi c'è anche, la barca deve pesare 130 kg, perciò se una barca come tipo quella più, barca più leggera che c'è nel Golfo è quella di Mugiano, e ha dovuto mettere, perché è a 97 kg, ha dovuto portare a 130, perciò c'è 33 kg di zavorra.